Sono Daniele Catalucci, insegno basso elettrico all'Accademia Musicale Chorus della mia città natale, che è Livorno, e suono il basso da 20 anni circa. Gradirei in questo breve spaccato video di farvi conoscere meglio questo mio amato strumento, lui in particolare, che è uno strumento che ho, che possiedo dal 1997. È un Fender Jazz Bass, è un modello, è una riedizione del 1962, in realtà è del 1997, e gradirei soprattutto farvi capire per quale motivo mi sono innamorato di questo strumento, che spesso viene un po' messo da parte in favore di strumenti che sono molto più fisici e molto più gradevoli. Che cos'è il basso elettrico? Il basso elettrico è... io l'ho sempre vista così, diciamo, il mio primo approccio è stato questo. Il basso elettrico è la colonna portante di una qualsiasi formazione rock dal 51 in poi, da quando il basso elettrico è stato inventato dal signor Leo Fender. E diciamo che molto semplicemente l'avevo inquadrato come lo strumento che semplifica l'armonia di una canzone e ne deduce la radice, quello che sta nel mezzo. Poi ovviamente ci sono mille eccezioni, ci sono bassisti che hanno fatto parlare di sé e hanno caratterizzato la propria musica giocando tutto all'opposto, cioè spostandosi dalla tonica, cioè dalla nota portante dell'accordo, e giocando altrove. Però diciamo che nel 90% dei casi della storia della musica il basso ha questa funzione comunque di rendere chiaro e rendere massiccio l'ambiente sonoro e tonale. Mi sono avvicinato al basso elettrico per puro caso. In realtà sono un classe 1979, quindi la premessa è questa: quando è uscito Ritorno al Futuro nel 1985 avevo 6 anni e la scena, il mio primo approccio musicale, ahimè se vogliamo, è stato quel Johnny B. Goode suonato da Michael J. Fox in Ritorno al Futuro. Allora, a quel punto ho capito che quello strumento che c'era in casa, che era una chitarra classica, aveva una funzione. Ho provato a metterci le mani, non è successo niente, ho prodotto dei rumori, mi sembrano troppe quelle corde, e ho detto va bene, ok, non funziona così. Poi però cosa è successo con gli anni? Che ho capito che le corde in realtà prodotte, suonate singolarmente, pizzicate singolarmente, erano più semplici, ma non solo, mi piaceva approfondire e fare uscire il suono pulito, netto. Ecco, questo è stato un primo passo. Mi sono messo, mi ricordo una sera, stavo ascoltando un disco dei REM, che è Out of Time, un disco del 1991, e avevo la chitarra classica in mano. La prima cosa, la mia prima relazione fra una cosa che stavo suonando e una cosa che stavo ascoltando, quindi una sincronia, è stata più o meno questa. Tra l'altro la canzone è bellissima, si chiama Low. Nel momento in cui ho sentito che stavo andando dietro a una musica che era su un compact disc, mi sono sentito per un attimo importante, ho capito ok, voglio suonare le note singolarmente. Dopo pochissimo mio padre mi ha detto guarda, così mi rovini la chitarra classica, e si è presentato con questo bellissimo basso, non è lui, un basso Echo di fine anni 70, e niente. E a quel punto era il 1994, in quel momento ho cominciato ad approcciarmi al basso elettrico.
quali sono i bassisti che mi hanno influenzato? Io partirei in ordine pressoché cronologico. Il primo che mi viene in mente è un bassista che ha fatto la storia degli anni 60, si chiama Donald Dunn, soprannominato Donald Duck Dunn. È stato reso celebre dal film The Blues Brothers, ma in realtà era già un bassista che aveva fatto la storia della musica, perché era il bassista della band residente dell'etichetta Stax, che era una celebre etichetta di musica soul. È stato un bassista che mi ha influenzato tantissimo, specialmente quello che ha fatto con la Blues Brothers Band. Se pensiamo, vabbè, a un suono, a un giro di basso come She Caught the Katie, che è uno dei miei preferiti. Oppure I Can't Turn You Loose. O Soul Man, che è veramente una canzone immortale. Insomma, è un bassista che comunque ha rappresentato in effetti un'epoca. È stato il primo bassista con cui ho sentito una vera e propria sintonia. Ho ascoltato quel suono e ho detto: che basso usa? Che amplificatore usa? Perché fa questo giro? Perché ci mette questa nota e non quest'altra? È stato il primo bassista che mi ha comunque posto dei dubbi. E i dubbi sono sempre una cosa bella, perché sono domande, e le domande hanno bisogno di risposte, e quando una persona cerca risposte, mature. Un altro bassista con cui ho avuto un rapporto profondo, in realtà potrei citarne un paio perché sono due bassisti di un genere di per sé affine, che hanno significato moltissimo per me. Allora, il primo è tale Timothy Comerford, o Timmy C, o Tim Bob, perché ha cambiato nome in tutti i dischi dei Rage Against the Machine, però appunto è il bassista dei Rage, che io ho conosciuto e ho apprezzato tantissimo, anche per motivi personali. Ho studiato avendo una tribute band, e quindi ho capito che aveva comunque uno stile che mi piaceva tantissimo, perché riusciva a fondere appunto a uno stile che è vero, erano un po' i Led Zeppelin velocizzati, no? Mettiamola così, perché c'era questo stile chitarristico di Tom Morello che effettivamente somigliava molto a quello di Jimmy Page. Lo stesso batterista Brad Wilk aveva uno stile che cercava di comunque ricordare quello di Bonham. Zach LaRocha non aveva niente a che vedere con Robert Plant, era un repatore, e Timothy Comerford era il bassista che stava nel mezzo e dava un colore a questi due colori che di per sé nascevano differenti, mettendoci dentro del funk, dell'hard rock. Mi viene in mente una canzone fatta tutta su sedicesimi. Oppure quella di No Shelter. Altrimenti un giro funk di, bellissimo potrebbe essere quello di People of the Sun. E questo comunque è il suo stile. L'altro bassista affine a Tim Bob è invece Flea dei Red Hot Chili Peppers, che è molto più celebre, molto più famoso, un tipo molto più, insomma, che fa parlare di sé, basta solo vederlo, è una persona che salta, fa le capriole sul palco mentre suona, anche questa è una cosa da considerare, e ha comunque dato un colore al basso elettrico negli anni 90. E per quanto pensi, personalmente negli anni 80 in realtà nei primi dischi delle Dot aveva uno stile molto più sobrio, molto più pulito, molto più funk, inteso proprio in una maniera leggermente più retro, quindi più, se pensiamo ai Funkadelic, se pensiamo ai Meters, comunque tutti i gruppi che hanno fatto la storia di questo genere. Un giro che mi piace tantissimo, e tra l'altro la prima canzone dei Red Hot Chili Peppers, si chiama Out in LA. Questo giro di basso
Favoloso. Secondo me il più importante è Jaco Pastorius, è un bassista appunto che è arrivato a metà degli anni 70 e ha veramente preso uno strumento e l'ha modificato, ma letteralmente ha preso un basso con i tasti, ha levato i tasti, ci ha messo il mastice e ha creato un basso cosiddetto fretless, senza tasti. Un basso che si avvicinava ovviamente alla sonorità più contrabbassistica. Era ovviamente anche un grande compositore e questo è un aspetto che si percepisce non necessariamente apprezzando la sua maniera di suonare il basso, ma ci sono delle composizioni tipo Three Views of a Secret che dimostrano l'ampiezza. Anche lui usava un jazz bass in realtà molto simile al mio, soltanto usava il jazz bass con due volumi per i singoli per i pickup e un tono singolo, invece questo jazz ha due toni singoli, cosa che Jaco Pastorius, da quanto ho letto nella sua biografia, disprezzava. Quindi Jaco disprezzava il mio basso. Aveva un tiro pazzesco nei propri giri, basti pensare a Kuru, Speak Like a Child, una canzone che ha condiviso con Herbie Hancock. Oppure questa è Portrait of Tracy, una canzone in cui ha sviluppato uno studio degli armonici sovrannaturale. Bene, spero di essere riuscito a spiegarmi, semplicemente, perché è più difficile di quel che si pensi parlare del proprio strumento, perché è in realtà come parlare di se stessi. Spero almeno di avere incuriosito coloro che avevano una scarsa relazione con questo bello strumento, uno strumento che tende a stare dietro, ma che se si toglie, in realtà la musica crolla come veramente un castello di carte. Spero quindi che ascoltando musica d'ora in avanti, se non avete ancora dato la giusta importanza al basso elettrico, riuscirete a coglierne l'esatta efficacia e, perché no, avvicinarsi allo studio di questo strumento. Ciao!